Siamo a Verano Brianza, un paese di quasi 10.000 abitanti nel cuore della Brianza. Abbiamo più di 150 persone a domicilio contagiate e una sessantina in ospedale. E questo desta molta preoccupazione perché ogni giorno ci sono una decina di casi in più. Molti vengono anche in comune chiedendo aiuto, anche dal punto di vista economico, perché non ce la fanno. Io sono 40 anni che sono in proprio, il lavoro in meccanica non è mai mancato. Io ho tutta la famiglia a lavorare assieme. Se si ferma il lavoro, io ho due famiglie ferme, la mia, quella di mio figlio e quella di mia figlia. Siamo nel cuore di uno dei distretti probabilmente il più antico al mondo per quanto riguarda la produzione di mobili di altissima qualità, e chiudere la produzione in Brianza è qualcosa di impensabile, penso che non si sia mai fermata nemmeno in guerra. Siamo a Carate Brianza, siamo un'azienda produttrice di abbigliamento per il settore della ristorazione, estetica e medicale. Noi possiamo stare aperti, ma purtroppo non abbiamo i clienti che ci ordinano. L'aria è pesante ed è difficile. Io ieri sono appena andato a un funerale di un papà di una nostra amica, quindi morto di Covid. Qui siamo all'interno dell'Autodromo Nazionale di Monza, che ci hanno messo a disposizione alcuni dei loro spazi, dove abbiamo allestito questo checkpoint nel quale vengono convogliati i pazienti che vengono presi sul territorio e considerati codici verdi. Questa rete serve a dividere quella che noi chiamiamo zona sporca, che è quella dove arrivano appunto le ambulanze e dove noi operiamo, da quello che è l'esterno dove siete voi, che chiamiamo zona pulita. Quindi all'interno di questa zona ci si muove con queste protezioni perché abbiamo contatto con i pazienti. Qui siamo all'ospedale regionale San Gerardo di Monza, che è un ospedale, è un hub per quanto riguarda il Covid. Hanno dovuto smantellare dei reparti normali per poter ospitare gli ammalati e gli ammalati con Covid. Il direttore di questo ospedale, che si chiama dottor Mario Alparone, ha definito Monza come la nuova Codogno, la Codogno di questa seconda ondata. Sì, è vero, il Brianzolo ha preso uno schiaffo che praticamente lo ricorderemo per sempre, però io penso che in queste difficoltà il Brianzolo ha e avrà sempre le capacità di riprendersi e di ritornare a livelli pre-Covid.